Con una doppietta personale di Gianluca Melcore, l'audace Cerignola per la prima volta si prende la testa del campionato di Serie D. Il big match contro Brancavilla finisce 2-0 per i gialloblu Ofantini, autori di una gara senza sbavature. La svolta dopo 10 minuti con l'espulsione di Prisca che prende il pallone con la mano. Da lì cambia tutto. Al 22esimo l'audace passa su rigore di Melcore per atterramento di Lojodice. L'attaccante, lucido dal distacchetto, insacca per l'1-0. Nella ripresa il Francavilla si fa vivo con tre palle gol su cui Tricarico e la difesa sono ben attenti. Il raddoppio al 25esimo del secondo tempo con un contropiede micidiale di Melcore che fa esplodere il Monterisi. È la vetta della classifica e l'agganciata. Ecco il tempo per rivotare, anche perché si torna subito in campo per l'infrasettimanale del prossimo 8 dicembre. I gialloblu Ofantini attesi alla trasferta di Bitonto. KO 2-1 dall'Avello.